La casa paese di Cicala è un sogno diventato realtà, un progetto nato da un'idea che ha preso corpo grazie all'entusiasmo contagioso dei componenti dell'associazione Raggi. Oggi Casa Paese può accogliere le persone affette di Alzheimer e demenze neurovegetative e assicurare protezione, libertà e dignità a soggetti affetti da una patologia che spesso li relega ai margini della società. Tutto è iniziato durante il periodo del Covid, quando noi ascoltavamo le famiglie preoccupate del fatto che le loro persone con demenze, i loro cari con demenza, potessero essere in qualche modo allontanati dal loro nucleo familiare. È una posizione veramente astrale, una connessione astrale ha voluto che il comune di Cicala mettesse a bando questa struttura dove prima vi era una chiesa, e noi senza pensarci due volte abbiamo subito presentato il progetto. Un progetto nato in tre giorni, è un'idea però che noi avevamo già da parecchio tempo. Un'intera comunità si è stretta attorno a quest'opera straordinaria, prima e unica in Calabria, interamente dedicata a persone affette da demenze, sostenuta dalla rete di solidarietà costituita da aziende, associazioni, imprenditori, singoli cittadini che hanno partecipato al crowdfunding lanciato lo scorso anno. Avere la generosità di tantissime persone che da tutta Italia ci hanno aiutato. Chi non ha potuto materialmente dare del denaro ha mandato arredamenti scenografici, ha mandato arredo pallet, ha mandato arredamenti per le stanze, hanno fatto veramente tanto, ha donato tempo. Il team della residenza di Cicala, in attesa di autorizzazioni e accreditamenti, è composto da psicologi, animatori, educatori ed OSS ed è pronto ad accogliere 16 pazienti con tempi cadenzati dalle loro esigenze e abitudini, sia di giorno che di notte.